Benvenuti, oggi è mercoledì 12 giugno 2024. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.21. La luna sorge alle 11.13 e cala a mezzanotte e 28. Oggi si celebra Sant'Onofrio. Il nome Onofrio deriva da un epiteto del dio egizio Osiride Risorto, il cui significato è sempre felice. Il 12 giugno è la giornata internazionale contro il lavoro minorile. Fu lanciata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ILO, International Labour Organization, nel 2002, per porre l'attenzione sulla diffusione globale del lavoro minorile e sulle azioni da intraprendere per eliminare il fenomeno. Sono 57 le candeline per l'attore comico Gabriele Cirilli. Lanciato dal programma Zelig, è suo il personaggio della borgatara romana Crusca, amica di Tatiana, e ha fatto diventare la battuta «Chi è Tatiana?» un vero e proprio tormentone, tanto da intitolarci un libro, uno spettacolo teatrale e un film. Festeggia 71 anni l'attore comico Antonino Valentino Formicola, detto Nino, in arte conosciuto come Gaspare, del celebre duo Zuzzurro e Gaspare. Protagonista negli anni 80 del varietà Drive-In e del programma satirico Emilio, nel 2018 è stato vincitore del reality L'Isola dei Famosi. Infine, oggi compie 56 anni Francesco Renga. È stato leader di uno dei più influenti gruppi rock italiani degli anni 90, i Timoria. Poi, nel 1998, ha lasciato la band e ha proseguito da solista. Tra i suoi grandi successi i brani Raccontami, premio della critica a Sanremo 2001 e Angelo, vincitore a Sanremo nel 2005. Per 11 anni è stato legato all'attrice Ambra Angiolini, con la quale ha avuto due figli. Subito dopo le 7 andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci. Il primo che mi apparve fossi tu. Forse uno dei più belli fra i miei doni. Inaugurando il suo diario, la piccola Anna Frank, tedesca di nascita ma olandese d'adozione, racconta l'emozione del suo risveglio nel giorno del suo 13° compleanno, il 12 giugno del 1942, e l'attesa di scartare i regali, tra i quali c'è un diario. In quanto ebrea, Anna fu vittima con la sua famiglia della persecuzione nazista, e quel diario diventò suo compagno inseparabile fino alla morte, avvenuta a soli 15 anni in un campo di concentramento. Quante volte vi sarà capitato di sbadigliare e notare che qualcuno accanto a voi ha fatto lo stesso? Lo sbadiglio è contagioso, si sa. Ecco la spiegazione. Secondo gli studiosi, stimola i riflessi della corteccia motoria primaria, l'area che controlla i movimenti corporei. Se si vede qualcuno che sbadiglia, difficilmente si resiste a questo impulso istintivo. Buongiorno ai 12. Oggi la dolcezza ragionata di una luna in Vergine tenterà di addomesticare un bisbetico Marte in Toro. Vediamo se ci riesce. Ariete, ci riesce come la luna a fare un miracolo pratico per voi, ovvero sistemare una faccenda a livello familiare o economico per cui vi sentirete più sereni e tranquilli. In serata, passione. Toro, è tutta vostra oggi questa vittoria, questo accordo tra la dolce luna e Marte. La luna sarà comunque in Vergine, quindi con molto metodo e grande volitività da parte vostra, oggi è la giornata giusta per firmare qualcosa, per avere un attestato, per raggiungere insomma un risultato assolutamente meritato. Dopo tutte le vostre fatiche non avete che da gioire. Meglio, il vostro cielo oggi è un cielo assolutamente dinamico, proprio perché la luna oggi tende a solleticare Mercurio, Sole e Venere. Si parla d'amore oggi ed è proprio in famiglia e nella vostra giornata che troverete tutto l'affetto possibile e immaginabile. Anche se la luna è di quadratura, potreste accettare anche i punti di vista altrui.
Cancro, la Luna oggi dà spettacolo di sé, proprio il suo trigono con Marte in mattinata e i suoi ottimi rapporti con Sole, Mercurio e Venere saranno proprio la linea di demarcazione della giornata. Oggi grande successo per voi, avrete sicuramente conquistato un qualcosa di importante che vi avvicina di più anche logisticamente ai vostri interessi affettivi, quindi lavoro e amore per una volta fanno la pace. Leone, oggi è una giornata che inizia bene proprio dal mattino, proprio perché nelle prime ore della giornata la Luna parlerà d'amore, di passione e sarà romantica. Poi vi abbandonerà per passare in Vergine e proprio questa configurazione vi lascia nel cuore la certezza che siete amati e che adesso è il caso di rivedere un po' l'ordine economico e di mettere in agenda tutta una serie di scadenze, anche perché morite dalla voglia di tornare al lavoro motivati e pieni di fascino e carisma irresistibile. Vergine! La Luna oggi è protagonista della giornata e proprio voi la ospiterete nei vostri gradi. Una Luna sapientemente metodica che con l'energia di Marte e l'accordo di Venere riesce finalmente a trovare una soluzione e in serata persino ad essere romantica. Bilancia, una giornata oggi che parte bene, anche se molti vi daranno tante cose da fare, ma il periodo è quello che esige da voi il massimo per tutta una serie di obiettivi da conquistare, eppure la Luna però parlerà anche di nostalgia e malinconia e alcuni di voi prenderanno il telefono per aggiustare qualche rapporto del passato. Scorpione, una Luna che oggi si pone come punto di talete ed rappresenta proprio la soluzione tra voi e Marte, quel Marte opposto così distante che a volte vi pungola. La Luna oggi vi ricorderà che con la dolcezza si ottiene tutto, siete un segno d'acqua e ne avete da vendere ed è proprio dal sostegno e dall'affetto familiare che arriverà un importante aiuto. Sagittario, la Luna oggi è di quadratura e più che mai vi rende insofferenti e intolleranti alla stasi. Oggi avete bisogno di fare in senso assoluto ed sono proprio i giochi planetari che vi suggeriranno delle strategie diverse. Osate un po' di più, un luogo che non conoscete potrebbe rivelarsi una sorpresa molto gradevole. Capricorno, la Luna oggi è dalla vostra parte e con l'aiuto anche di Marte riuscirete a concretizzare tante belle cose, ma soprattutto affettivamente siete di nuovo innamorati, presi e convinti soprattutto di voler costruire e procedere oltre. Meglio di così. Acquario, la giornata di oggi vi lascia con una Luna che smette di farvi dispetti e che vi fa riflettere meglio su come organizzare un po' di progetti e di tempi da dedicare all'amore. Avete tanto, un po' meno la passione che oggi sembra essere impedita se non ostacolata da un Marte che proprio tende a mettere a disagio il Plutone che ospitate e quindi a non fare coincidere i tempi tra voi e il partner. Pesci, giornata oggi che vede la Luna in opposizione, ma sarà ancora ben distante dallo sfidare Saturno. Piuttosto oggi è una giornata in cui preferirete defilarvi e delegare proprio per non essere in prima linea. Intorno a voi c'è un po' di caos, ma non viene da voi, quindi siate saggi e sappiate anche sottrarvi all'equazione qualora e laddove la situazione lo richiedesse. Ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata a entrare nella storia del cinema d'avventura. È il 12 giugno del 1981 e debutta sul grande schermo il professore e archeologo Harry Walton Jones. Per gli amici e nemici, semplicemente Indiana Jones, protagonista del mitico I Predatori dell'Arca Perduta. La regia è affidata a Steven Spielberg. Il ruolo principale è di Harrison Ford. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò vari sequel. A penny for your thoughts. Tradotto alla lettera sarebbe un penny per i tuoi pensieri. Gli inglesi sanno come incuriosire, no? In pratica, questa frase significa chiedere a qualcuno di condividere i suoi pensieri o le sue preoccupazioni. È come dire, pagherei per sapere cosa stai pensando.
Quante volte vi siete trovati davanti a qualcuno, perso nei suoi pensieri e avreste dato qualunque cosa per sapere cosa gli frullava nella testa? Ecco, questo modo di dire è perfetto per quei momenti. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vi racconto la vita di Giacomo Leopardi. Sì, aveva un animo tormentato, ma chi potrebbe biasimarlo? Era malato agli occhi e alla schiena, il che lo rendeva immobile. Non aveva i mezzi per lasciare il suo paese natale, Recanati. Nonostante ciò, Leopardi scrisse I Grandi Idilli, un capolavoro poetico. Grazie all'aiuto dei suoi amici in Toscana, Leopardi riuscì a uscire da quella situazione. Ma c'è un aspetto poco conosciuto del grande scrittore. Aveva una passione per i dolci, i sorbetti e i gelati. Quando poteva sfuggire alla sorveglianza di Antonio Ranieri e sua sorella che si occupavano della sua salute, si tuffava nelle sue leccornie preferite. Era capace di mangiarne in quantità incredibili. Ci salutiamo con la frase del giorno. Com'è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. E noi non aspettiamo nemmeno un singolo attimo per ricordarvi il nostro meraviglioso appuntamento di domani con l'Almanacco. Buona giornata!